Oggi parliamo di biottiche e questa che vedete è una Rolleiflex F anni 60 ed è probabilmente il non plus ultra delle, anzi sicuramente il non plus ultra delle biottiche. Questa qua c'ha il planner 2.8, è sicuramente la migliore biottica che potete trovare. Poi magari ci sono anche quelle più moderne che ha fatto la Rolleiflex. Una macchina del genere, questa qua in buone, in ottime condizioni, supera tranquillamente i 1000 euro. Quindi, se uno vuole farsi passare lo sfizio della biottica, deve spendere un bel po' di soldini per una macchina del genere. Magari potrebbe risparmiare qualcosa affidandosi alla Rolleiflex, però quella con l'obiettivo col Tessar 3.5 e risparmia qualcosa, ma non tantissimo. C'è da dire però che è vero che queste macchine costano tanto, ma è anche vero che sono diffusissime, quindi sono macchine relativamente costose ma non rare. E quindi il loro prezzo è più determinato dalla qualità stessa della macchina che dalla rarità. Ma se uno vuole risparmiare ancora, ottenendo comunque dei buoni risultati, può comprare una Rollercoaster che, a differenza della Rolleiflex, non ha questa manovella di carica, ma ha il pomello per la carica stessa, e si tratta comunque di una buona macchina e dotata di ottiche di grande qualità come nella tradizione della Zeiss. Benissimo. Ma se io voglio ancora risparmiare e ottenere comunque delle foto di buona, di ottima qualità usando una biottica che comunque è un'esperienza, devo per forza stare nella orbita Rolleiflex, Rollercoaster e così via. In realtà ci sono anche altre biottiche, per esempio la Mamiya, per esempio la ottima Yashica Matte. Se ne sono state fatte delle altre. E poi ce ne sono un certo numero di biottiche economiche. La prima è la Lubiter di costruzione sovietica, e quella, a meno che non la comprate sul sito della Lomo, in genere non la pagate assai. La Lubiter però ha dei problemi, ha delle mancanze, e quindi sì, è una biottica molto economica, dotata di un bell'obiettivo, ma ha qualche mancanza che poi vi dirò. E quindi, fra un massimo e un minimo, il massimo è la Rolleiflex e il minimo, possiamo dire, per quanto riguarda prestazioni e qualità costruttiva, è la Lubiter. C'è un'alternativa ulteriore a queste biottiche che coniuga insieme qualità e basso costo? Eh sì, c'è. Questa alternativa è la Sigul cinese. Questa è la Sigul 4, perché ne hanno fatti 4, 4A, 4B e così via. Questo è il modello basico, essenziale, la 4, ed è anche quello più economico. Una volta, anni fa, diciamo, te la tiravano appresso. Adesso non te le tirano più a prestito, se le fanno pagare, ma in genere si può arrivare intorno ai 100 euro per una macchina del genere in buone condizioni. Questa macchina fotografica cinese è decisamente degli anni 64-65 più o meno, è decisamente una macchina di ottima qualità che vale molto di più di quello che costa. Certo, non arriviamo alla Rolleiflex, forse nemmeno alla Yashica. Ma le prestazioni di questa macchina, soprattutto la qualità ottica, sono veramente, veramente buone. E poiché a me piace documentare quello che dico, troverete fotografie fatte con questa macchina fotografica. Questa macchina fotografica, la Sigul 4, praticamente si ispira alla Rollercoaster e non alla Rolleiflex, però c'è delle cose particolari che nemmeno le Rollercoaster d'epoca avevano. Per esempio, questo bellissimo schema sulla profondità di campo dei vari diaframmi che sono impostati, che non c'è una semplice tabellina messa qua dietro che vi dice la profondità di campo, è un sistema decisamente più sofisticato. E poi questo è il pomello per la carica della macchina stessa, e vedremo che questo c'è il blocco contro le doppie esposizioni. Voglio dire, qui non trovate la finestrella dove leggete i numeri della pellicola, è tutto chiuso, è la macchina che automaticamente si blocca alla prima esposizione utile. L'obiettivo è un obiettivo a tre lenti con trattamento antiriflessi. Non mi aspettavo che un obiettivo a tre lenti potesse dare i risultati che ha dato questo obiettivo, sono rimasto veramente stupito. L'unica cosa
non resiste molto sui riflessi, forse il trattamento antiriflessi non è molto avanzato, però per tutto, riguardo, tutto il resto devo dire che è veramente un buon obiettivo. Ed è un 75 mm f3.5 e poi questo è l'obiettivo da visione che invece è sempre un 75 mm ma f2.8, cioè molto luminoso. La macchina ha il classico pozzetto, si può alzare la lente per vedere in maniera particolareggiata l'immagine, c'è poi il mirino sportivo per fotografare, diciamo, in velocità. Questa è la 4 e non la 4B, perché la 4B aveva dei diversi tipi di agganci qua, decisamente migliori di questi, e poi ci avevano messo anche l'attacco per il flash. Qua c'è l'attacco per il flash, in realtà sta qua, però dovete mettere la staffa. Lì ci potevi mettere anche il flash, diciamo, con l'attacco tipo contatto caldo, ma insomma non è una grande difficoltà. I tempi di scatto vanno da un secondo a un trecentesimo di secondo. Per farli scattare bisogna caricare questa leva e poi la macchina scatta. Si può mettere anche un tempo lungo di un secondo e la macchina va perfettamente. I diaframmi vanno da 3,5 addirittura a 22. Un trecentesimo di secondo può sembrare poco, ma pensate che queste macchine con otturatori centrali al massimo arrivano a un cinquecentesimo di secondo. Quindi non è che poi ci sta tutta questa differenza. E poi avendo un diaframma che chiude fino a 22, potete affrontare anche situazioni di estrema luminosità, anche se è sempre sconsigliabile usare i diaframmi alla massima apertura, ma anche alla minima apertura. Questa macchina magari si pone in concorrenza con la Lubiter, ma è molto, ma molto, ma molto meglio, meccanicamente, come ottica e anche come le prestazioni che dà nell'uso. La Lubitel non ha un vetro smerigliato come questo che vi fa vedere, che poi è anche quadrettato, che vi fa vedere tutta l'immagine attraverso l'obiettivo di visione della classica biottica, ma c'è un solo punto centrale dove bisogna mettere a fuoco. Poi la cosa diviene talmente complicata che è meglio mettere a fuoco a stima sulla scala metrica. Altra cosa importantissima della Lubitel, non ha il blocco contro la doppia esposizione. Altra cosa importantissima della Lubitel, che qua veramente la parte interna della camera della Lubitel è dipinta di nero, come tutto del resto. Ma lì però hanno fatto una cosa: è vernice nera, ma molto spesso è nero lucido. E quindi immaginate, riflette tutta la luce da tutte le parti. Quindi l'obiettivo della Lubitel è veramente buono. Però il fatto che all'interno della camera oscura della macchina fotografica, che è dipinta di vernice nera lucida, e mi lascio immaginare quali sono i risultati. Io che ho avuto la Lubitel ho risolto la questione attaccandoci all'interno dei foglietti di cartoncino nero tagliati a misura e le prestazioni sono molto ma molto migliorate. Diciamo così, questa la Lubitel non se la vede proprio. Come facilità d'uso, come costruzione e come ottica, secondo me anche superiore alla Lubitel. Anche l'apertura è molto ben fatta, perché non trovate la cosa tipo Lubitel, premete qua e tirate, ma bisogna girare questa levetta e ecco qua che si accede all'interno della macchina fotografica. Caricare la pellicola è nel solito modo di queste macchine fotografiche. Spostate il vecchio bulbo, come si chiamano? In inglese lo chiamano spool, una cosa del genere. Bisogna spostarlo sopra in modo da far entrare e caricare poi una pellicola nuova come questa. Questa in realtà non è nuova, è vecchia quella che uso io per le prove, ma serve a farvi vedere. Una volta che uno ha messo il crocchetto sopra, deve mettere la pellicola vergine qua dentro e poi la carica nella macchina fotografica. Scusate che non vedete, ma se no non riesco a caricare al contrario. Fa così, si inserisce nell'apposita linguetta e poi, aiutandosi, si va avanti fin quando la freccetta nera che vedete qua non corrisponde a questi due punti. Vedete? Dopodiché la macchina si chiude e questo bel meccanismo a scatto è chiuso ermeticamente. Ora, questa macchina qua non ha la finestrella per vedere i fotogrammi, ma tutto viene fatto, diciamo, automaticamente attraverso questo pomello. Per
perché si incomincia a girare questo e dallo zero a un certo punto la macchina riconosce che c'è la pellicola, si passa a 1, spero che si veda, vedete? È anche bella questa cosa, questa lente di ingrandimento che vi fa vedere il fotogramma caricato. La macchina non avanza più. Per scattare la fotografia, attenzione, bisogna prima di tutto caricare l'otturatore. Caricato l'otturatore, si mette a fuoco, eccetera, eccetera. Ovviamente ci vuole un esposimetro esterno e si scatta. Stava un secondo, spostiamolo un tempo più veloce. Scattata la fotografia, si va avanti con la carica e si passa al numero 2. Vedete? Ricordatevi sempre di caricare preventivamente l'otturatore e la macchina scatta. E così via, fino adesso non carico l'otturatore per fare presto, arrivare al numero 12. Questi rumori che sentite sono dovuti al rullino che c'è dentro, che ovviamente è stato molto usato per le prove, non solo per voi, ma in generale, e quindi fa un po' di resistenza ulteriore rispetto a quello che deve fare. 11, 12, dopodiché si libera il tutto, e adesso potete sentire che la pellicola si è sganciata, quindi riapro questo bel meccanismo, qua sta il rullino, c'è la molla sotto, lo recupero e passo poi allo sviluppo della pellicola. Insomma, è veramente ben fatta, è veramente ben fatta questa economica bioottica cinese. Già vi ho detto, parlando della Seagull 203, che l'industria fotografica cinese del passato non era assolutamente un qualcosa di scadente, e molti pezzi dell'industria fotografica cinese degli anni 60 e degli anni 70 costano un sacco di soldi. Questa qua però, cioè la Seagull 4, ha mantenuto un costo ancora accessibile, sicuramente molto meno delle Rolleiflex, delle Rollercord e pure delle Yashica Matte. È superiore semmai alla Rubitel, ma nemmeno di tantissimo. Quindi se dovete, se volete togliere l'ospizio di una biottica che però non vi mandi un po' al manicomio come la Rubitel, che ha delle difficoltà proprio operative, soprattutto per il vetrino di messa a fuoco, che è limitato a un cerchietto al centro del vetro che si vede dal mirino, e poi c'è il problema della camera interna alla macchina pittata lucida, e meccanicamente non è assolutamente a livello di questa. Beh, c'è questa qua, la Seagull 4, il modello più economico, che secondo me si avvicina molto alla Yashica Matte come prestazioni, ma ha un costo sicuramente inferiore. Ora, dopo questo video vedrete alcune fotografie scattate con questa macchina fotografica, e a parte qualche riflesso che forse di troppo, si può verificare che la qualità di questa ottica, di questo semplice tripletto, è veramente buona.